Dalle 10 alle 18:30 il minibus è aperto a tutti, è gratuito. Chi vuol provare, e mi auguro che molti aretini lo facciano, chi vuol provare questa sensazione di fare il turista nella propria città ne avrà, come dire, facoltà in maniera gratuita. 2 giorni di Open Day, poi da sabato 23 marzo prenderà avvio Arezzo Grand Tour, il nuovo servizio di mobilità turistica della città. Per far conoscere il nuovo percorso che è decisamente diverso rispetto a quello di Natale, perché ovviamente a Natale c'erano delle esigenze diverse a livello di traffico, di presenza di persone. I minibus completamente elettrici, dopo la positiva esperienza natalizia, tornano così tra le vie del centro storico con un nuovo percorso. Molto più ampio, molto più lungo, arricchito questa volta oltre che dalle audioguide, anche dalle videoguide che accompagneranno i turisti nella giratina per Arezzo, un percorso che tocca più parti della città fino ad arrivare alla parte cosiddetta più bassa, perché c'era anche questa esigenza e questa esigenza l'abbiamo soddisfatta. 7 chilometri in tutto, 40 minuti di percorso con 30 punti di interesse e 6 stazioni, per offrire un modo alternativo di ammirare il centro storico aretino, accompagnati da un'audio-videoguida tradotta in 7 lingue. I lavori per la costruzione del Duomo partirono alla fine del 200. Ci appropinquiamo alla Pasqua, quindi pensiamo anche che il periodo sia quello, come dire, migliore. Peraltro ci sarà una novità, non so se fin da Pasqua o subito dopo, cioè l'autobus che abbiamo usato per Natale, che verrà riproposto oggi, verrà sostituito da un autobus leggermente più grande, più strutturato, anche molto, molto meglio anche a livello estetico, e questo credo che accadrà da dopo Pasqua. È ovvio che non è un autobus da 54 posti con il tetto scoperto, ma è anche altrettanto ovvio che nelle nostre strade un autobus del genere non sarebbe in grado di transitare, però ecco, è un ulteriore arco, una freccia al nostro arco che vogliamo proporre al turista che viene in città.